Salve a tutti, friends, dal vostro Super Corris. Finalmente, ta-da! Proviamo il cambio della Trustmaster, il cambio economico, quello che costa di meno. Io l'ho preso a un prezzo veramente stracciato, ma comunque lo trovate ora sulle 70 euro, ma è sempre in promozione, va a 56-59, quindi l'ho trovato a pochi soldi. Andiamo a vedere come funziona. Se è divertente da guidare, premetto che io ho fatto un giro, due giri proprio al volo. Qua a Imola, proprio per capire come funzionava, per vedere se funzionava, perché all'inizio non riuscivo a settarlo, poi l'ho settato. Funziona con la frizione, quindi dovete avere la pedaliera a tre pedali. Poi chiaramente magari si può mettere anche con la pedaliera a due pedali, perché ho visto che comunque anche il freno gli fa da frizione, però non è proprio l'ideale. Il casino è di capire adesso, quando guidate, di cambiare metodologia, perché dovete alle volte frenare col destro, un po' come una macchina normale. Io sono abituato a frenare col sinistro nei videogiochi virtuali, quindi è un po' un casino. Mi vedete fare degli errori, però dobbiamo capire solo se è preciso, se funziona e se è divertente da guidare. Quindi andiamo a rifare il test che ho fatto io al volo. Allora, guida, ecco qua, pratica. Guardate, raga, ho messo la Giulietta quadrifoglio verde, la macchina cambio manuale, ma che non ha tutti questi cavalli per capire. Imola, qua, come vedete, ho messo cambio automatico spento, frizione automatica spenta. Uno, se mette frizione automatica, presumo faccio da sequenziale. Adesso magari possiamo pure provare. Guagliò, mettiamo Imola. Andiamo a vedere, poi faccio vedere anche di qua come si imposta effettivamente. Perché allora, qua si può mettere, non mi ricordo che dopo, eccolo qua. Allora, avanzato, andate sotto, cambio ad H acceso per farlo funzionare. Quindi adesso funziona con la frizione. Io devo premere la frizione, se no la marcia non si cambia. Allora, eccolo qua, guardate. Cioè, vedete che le marce vanno. Questa ne va. Questa va. Andiamo, eh. Io adesso guardate qua. Se cambio la marcia senza premere la frizione, vedete, va folle. Non va. Devo premere la frizione. Come una macchina normale. Il problema è di capire in frenata, perché io non sono ancora abito bene. Devo frenare col destro, sono un po' disabituato. Però è figata, ragazzi, è pazzesca. Come si fa a cambiare l'inquadratura? Vabbè, meglio non facciamo danno. Ragazzi, è divertentissima. Certamente ti fa perdere molto più tempo rispetto a guidare col cambio con le palette, che è molto più veloce. Che figata, voglio, mi sto divertito da pazzo. Fatemi vedere se riesco a cambiare l'inquadratura. Eccolo qua, dai. Così la mettiamo ancora più immersiva. Adesso ricordo che la Giulietta quadrifoglio comunque c'ha 240 cavalli. Dovete frenare col destro, non è una cosa molto naturale, perché io sono abituato a frenare col sinistro. Guardate che roba, voglio. È divertente, ragazzi, è molto divertente. Finalmente usiamo la frizione nella pedaliera. C'è veramente una figata, eh. Mo sono andato un po' lungo. Mo ho fatto un po' lo sborone. Andiamo in giro, mo prendiamo un'altra macchina, un po' più performante. Chiaramente ci dovrei mettere il volante rotondo, perché c'è più presa, fai meglio quello che devi fare, però non c'ho voglia, ragazzi. Sbagliata la marcia. Molto preciso il cambio. Allora, è una figata, molto divertente. Dai, che roba. Cioè, proprio divertente, divertente, da pazzi. E questo devo ringraziare anche voi, perché questo cambio abbiamo preso anche con i soldi delle donazioni degli abbonati e di chi mi segue. Quindi grazie anche a voi. Allora, andiamo a provare un'altra macchina. Questa è bellissima da guidare, però va piano. Adesso vorrei provare una macchina un po' più performante. Però dobbiamo pure capire adesso quali sono le macchine che hanno
a vedere una Ferrari con il cambio manuale, quale può essere? Infatti qua ci avranno tutto il cambio con le palette al volante. L'F40 c'è il cambio manuale. Ne sono certo. Ma qua il livello si alza pure di brutto, perché la F40 vola. Come al solito, vi invito a iscrivervi a tutti i miei canali. Comunque, se volete, lasciate un bel like, seguitemi sui miei social. C'è la mia raccolta fondi per la beneficenza Supercorris and Friends. Potete aiutare a raccogliere fondi da donare in beneficenza. Sto mese doneremo per la protezione animali. C'è l'aiuto e sostegno al mio canale. Ragazzi, abbonamenti, donazioni. Il canale cresce e si migliora sempre di più. Lo proveremo anche con VRC. Questa è una prima prova, giusto per capire come va. Allora, vai. Minchia. Vedete che non va? Vedete come devi mettere dei premi alla frizione. Faccio fatica a premere il freno col destro, ragazzi, quella è la fregatura. Quella è la cosa che mi frega. Oh my god, oh. Faccio fatica a premere il freno col destro. Non c'ho la sensibilità che c'ho col sinistro. Oh my god! Perché qua vedi col freno, col cambio manuale dobbiamo sfruttare il freno motore della macchina col cambio pure. Ah, pazzesco, è divertente. È un nuovo modo per giocare. Ci possiamo fare delle prove, ci possiamo fare delle prove delle auto. Magari c'hanno ste caratteristiche. Mo' proviamo una vecchia vettura del WEC col cambio così. Ah! Porca, è tostissima. Mo' proviamo una vecchia vettura del WEC, ma anche una Formula 1 anni 80. Cioè, pazzesco, ragazzi, pazzesco. Allora, WEC, proviamo una Porsche. Che Porsche ci sta degli anni 80? Eccola qua. Short trail, vai. Era a quel livello si alza da pazzi. Non sono sicuro di poter gestire questa vettura. Vedete il cambio dove sta? Là. A pomello come questo. Però stupendo, ragazzi, stupendo. Veramente stupendo. È un nuovo modo di giocare. Io quando ero piccolo giocavamo sempre in sala giochi col cambio così. Ehi, oh. Pazzesco, raga. Pazzesco sto gioco pure. Pazzesco che una volta le macchine da corsa si guidavano come le macchine stradali. Io non so se riuscirò ad andare veramente forte con sto cambio così, eh. Miseria. Vedi, devo sfruttare sempre il freno motore perché sennò. Pazzesco, voglio. No, merda. La retromarcia è questa. Oh. Non molliamo, raga. Adesso la prima. No, ma porca troia! Ma raga, più sale il livello, più è difficile. Ma anche perché non sono abituato, capito? Lo voglio provare pure con Dirt.
Ancora capire le dinamiche di come giocarci bene questo cambio qua. Però è comodo, è fatto bene, non è fatto male, raga. Molto secco. Ce la sei marce? No, non ce la sei marce. Proviamo la Formula 1, la prova più impervia, voglio. Mo' qua la Sind. Troppo divertente, ragazzi, troppo divertente. Veramente sono contento di averlo preso perché è un'esperienza diversa. Poi per 30 euro. È un'esperienza diversa. A dove sta la Lotus Design, no? No, non mi ricordo dove stava la Lotus Design. Eccola qua. Vai. Andiamo, va. Sarà brutale guidare quest'auto e sarà molto difficile. Guardate com'era il cambio là sotto. Porca miseria, pazzesco. Minchia, ragazzi. Un'opera molto realistica la guida della Formula 1 degli anni 80. 1000 cavalli. C'è una paura. Minchia, quando entra il turbo non si vede più niente. No! Ma cazzo di quinto! Sbaglio sempre a mettere la quinta. Pazzesca, ragazzi, un'esperienza completamente diversa. Molto più rude di quella che siamo abituati a fare con i volanti cambio automatico. Mo' ho fatto un casino, ma va bene. No! No, ero riuscito a non girarmi, porco zio. L'ho fatta troppo irruenta, mo', ragazzi. Che cazzo di figata. C'è pure la sesto, pazzesco. Adesso pure quei camion non lo abbiamo provato. Però sapevo che ci stava la sesta. Eh no, per Diaz. Ah, mo sto a cambiare marcia col volante qua. Abitudine. Ragazzi, è pazzesco. È un'esperienza veramente figa da fare. Soprattutto se i prezzi sono bassi come in questo caso, perché è davvero un altro modo di guidare. Io adesso lo voglio provare anche sui rally per capire. Ma anche magari su Formula 1, quelli vecchi dove ci stanno le macchine storiche. Sarebbe bello fare una prova. È pazzesco. Pazzesco, ragazzi, bellissimo. Questa è la terza volante qua, non è proprio la cosa migliore però. Vai, doveva finire così. Raga, è molto 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 bello. Sono molto soddisfatto. Devo dire che
oggetto costa poco, è molto semplice da installare ovunque perché si piazza facile, ma c'ha davvero una bella utilità, è molto divertente guidarci, è davvero un'esperienza nuova. Sono contento, lo proveremo con altri giochi, fatemi sapere che ne pensate, ci vediamo nei prossimi video. Whoa, whoa, whoa.